Ciao ragazze, allora nuovo video. Oggi ho pensato di provare con voi il nuovo fondotinta di Neve Cosmetics Creamy Comfort Foundation. Erano 5 anni che io, ma come tantissime altre ragazze, aspettavamo questa novità targata appunto Neve Cosmetics, in quanto il brand torinese ha una gamma abbastanza vasta di fondotinta in polvere compatti, ma non aveva mai prodotto un fondo liquido. Come avete visto nelle Instagram stories, sono andata a vedere questo prodotto nel punto vendita di Euroma 2, che si dovrebbe chiamare Apiarium, ma in realtà avevo già precedentemente ordinato il nuovo fondotinta neve dal sito Bio Boutique La Rosa Canina. Sono uscite ben 9 tonalità: Fair Neutral, Light Rose, Light Neutral, Light Warm, Medium Neutral, Medium Warm, Tan Neutral, Tan Warm e Dark Warm. Soddisfano abbastanza i vari tipi di incarnato, infatti ognuna di esse ha un sottotono: freddo, caldo, rosato, una nuance più per pelle scura, ma come per pelle chiarissima. I nomi dei nuovi Cream Comfort sono identici ai nomi dei fondotinta compatti di Neve. E questa è una cosa positiva perché magari un acquirente già utilizza un fondotinta compatto di Neve, può acquistare senza stare a guardare colorazioni eccetera il corrispondente del nuovo fondotinta liquido. La confezione, come vedete, è molto semplice e carina, di questo colore viola e con tutte le rifiniture oro. Contiene 30 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Si può acquistare naturalmente anche sul sito ufficiale di Neve Cosmetics, che fino a metà ottobre mi sembra sia in promozione a 11 euro circa anziché il suo costo normale, ossia 14,90. Sto leggendo proprio adesso l'inci e devo dirvi che è ottimo, infatti non contiene parabeni, petrolati, siliconi. Neve Cosmetics, se seguite un po' il brand, sapete che non è un marchio biologico, ma comunque produce cosmetici con buon inci e naturalmente vegani e, ancora cosa più importante, non testati su animali. È a base di acqua, glicerina, olio di jojoba e acido ialuronico. Il concept del prodotto si basa sull'unire in un fondotinta liquido ad una vera e propria crema. Infatti la stessa Neve Cosmetics consiglia di applicare il fondotinta non con un pennello, con una spugnetta eccetera, ma direttamente con le dita, quindi proprio a mo' di crema idratante per il viso. Io sinceramente non amo applicare appunto i fondi liquidi con le mani, sono molto incuriosita da questo prodotto. L'ho applicato già una volta ieri sera di sfuggita, ma adesso voglio farlo proprio in video con voi, e per questo fino adesso vi siete dovuti sorbire il mio viso senza alcuna base. L'unica cosa è che ho applicato sul contorno occhi il mio correttore del periodo, ossia questo di Natura Verde Bio, e poi ho messo anche un pochettino su questo brufolazzo che è uscito negli ultimi giorni. Quindi adesso avvicino un pochettino la videocamera e passiamo all'applicazione. Ok, ho avvicinato un pochettino la videocamera anche per farvi vedere insomma meglio l'applicazione. Ho messo la mollettina e iniziamo. La tonalità del mio Cream Comfort che ho scelto è la Light Rose e mi sono basata sugli swatch che avevo visto appunto sul web. Mi sono anche fornita delle salviettine struccanti perché ho pensato di non seguire letteralmente quello che c'è scritto dietro alla confezione, ossia di applicare il fondotinta con le mani. Ho deciso di applicare il fondo in questa parte del viso con la mia Beauty Blender e quest'altra parte solamente con le mani. Spero vivamente di aver azzeccato la tonalità, mi è sembrata quella più consona. Qui dietro c'è scritto di agitare prima dell'uso, quindi io approfitto e shakerò
shaker un po', sicuramente per far sì che il pigmento, l'acido ialuronico, l'olio di jojoba eccetera si uniscano bene fra loro. Metto un pump per ora così sulla mano e scaldando il prodotto con i polpastrelli vado ad applicarlo dal centro del viso verso l'esterno. Più scaldo il prodotto e più vedo che si spalma bene e dà più un effetto già un pochettino di coprenza. Come prima impressione posso dirvi che la coprenza non è alta, mi sembra più una coprenza media. Il colore, devo dirvi che come sospettavo forse per questo periodo, lo vedo un pochettino chiarognolo. Ma sicuramente adesso che arriverà l'inverno o l'autunno, insomma più inoltrato, sicuramente sarà più adatto a me. Vedo che è un prodotto abbastanza illuminante, che illumina l'incarnato, si stende facilmente con le mani, anche se voglio essere sincera al 100%, un pochettino questa sensazione di utilizzare le dita mi dà fastidio perché non sono abituata. Per il contorno occhi prelevo ancora prodotto perché, come vedete, ho delle occhiaie abbastanza potenti. Sì, il colore, adesso vedendomi anche con la luce che schiarisce, è un pochettino chiaro, ma sullo specchio mi sembra che vada un po' meglio. Devo dirvi che si è steso molto facilmente, non è una coprenza alta perché comunque un pochettino i brufoletti si vedono e un pochettino tende anche a segnare, soprattutto qui i pori si vedono. Con il pump che ho messo, come vedete, ho fatto metà viso. Direi di fare l'altra parte con la Beauty Blender per vedere insomma se il risultato è uguale. Adesso aspetto anche che si ossida bene questa parte, così vediamo come va. Solito pump, la consistenza è abbastanza liquida e devo dirvi che è meglio sempre metterne poco alla volta perché altrimenti tende a seccarsi. Metto direttamente sul viso e poi con la Beauty Blender umida inizio. Forse con la Beauty Blender l'applicazione è un po' più difficile perché vedete non copre tanto, tende pure a lasciare tutti i rossori. Proviamo a... no, con la Beauty Blender l'applicazione per me è un no perché non si sfuma bene anche qui sotto, ma no, questa parte con le dita è molto molto meglio, cioè guardate, rimane quasi a chiazze. Continuo l'applicazione di qua anche con le dita. Off camera continuo a fare la base viso e ci rivediamo fra poco. Questo è il risultato finale, ho messo naturalmente la terra, il blush, ho fatto un po' di contouring mettendo anche l'illuminante. Allora, se posso darvi qualche considerazione finale su questo fondotinta, vi dico che lo consiglio soprattutto per chi vuole una coprenza medio-bassa e non tanto per pelli grasse quanto per pelli secche o miste. Io non ho messo la cipria in questo momento perché voglio vedere se magari anche nel corso del video tenderò a lucidarmi, ma sinceramente sembrerebbe di no. Non è un fondotinta secondo me adatto a chi vuole una coprenza molto alta o chi comunque ha proprio discromie o comunque vuole sempre un risultato full coverage su tutto il viso. Ad esempio a me sinceramente è piaciuto molto perché non ho grandi problemi di pelle, per me è ottimo, si applica velocemente con le mani. Se non amate applicare il fondotinta con le mani sicuramente non è per voi, perché applicarlo con la Beauty Blender avete visto, cioè nella clip precedente, che non va perché la blender non permette di scaldare il prodotto. La colorazione, adesso che un pochettino si è ossidata, mi sembra abbastanza buona, sono un po' abbronzata, spero che per quest'inverno andrà meglio. Vi consiglio di non affidarvi troppo agli swatch su internet, ma se avete una bioprofumeria o un negozio che vende neve, di andare a vedere voi stesse il fondotinta. In conclusione posso dirvi che per me il prodotto è promosso. Le uniche due cose che non mi sono piaciute, in primis, come vi ho già detto, è l'applicazione con le mani
e secondo che bisogna fare molta molta attenzione, bisogna essere molto veloci nello stenderlo, altrimenti tenderà a seccarsi. Finora non mi sono lucidata, sono infatti molto contenta perché ho capito che è un fondo molto adatto alla mia tipologia di pelle e mi fa tantissimo piacere. Se volete un fondo per tutti i giorni da applicare velocemente, è assolutamente secondo me per voi. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del Creamy Comfort, se li avete provati, se vi sono piaciuti, se per voi invece è stato un flop, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao.